tre melanzane, del burro, del parmigiano reggiano grattugiato, del pane grattato, uno spicchio d'aglio, dei pomodori San Marzano passati, della farina, della mozzarella di bufala, della ricotta o di bufala o di vaccino, del basilico fresco, 4 stampi da maffi. Abbiamo bisogno di olio extravergine e noi usiamo il nostro oro di Capri. Abbiamo bisogno di pomodori pelati, io ho scelto la rosina naturalmente, che poi passeremo e diventeranno così. Guardate, sale quanto basta, pepe quanto basta. Buongiorno e bentornati nella mia cucina. Oggi prepareremo una ricetta sfiziosissima. Faremo un tortino di melanzane, semplice e di scena, vi assicuro. Procediamo. In primis mettiamo a fare il nostro sughetto. Prendiamo uno spicchio d'aglio, dell'olio, naturalmente olio extravergine d'oliva, l'oro di Capri, un filo d'olio, un filo abbondante filo, ecco qua, facciamo soffriggere l'aglio e nel frattempo che l'aglio soffrigge io mi riscaldo già l'olio di arachidi che ho messo prima per friggere le melanzane, che adesso vi farò vedere. Le melanzane non vanno sbucciate, semplicemente tolta la parte superiore, sono state già lavate naturalmente, sono anche bagnate, si vedono, ecco qua. Allora, una volta tolta la parte davanti, sbucciamo solo in questo modo, due davanti e due di dietro, in modo che quando taglieremo avremo solo la buccia per contorno. Allora, o lo fate con il coltello o se avete anche voi una mandolina, togliamo il tagliere, preferisco così, così siamo sicuri che sono tutte della stessa misura. Queste sono le melanzane che abbiamo tagliato, serviranno per foderare gli stampini, dopo vedrete. Allora, nel frattempo l'aglio si è soffritto, quindi ci aggiungiamo il pomodoro San Marzano passato. Aggiungiamo qualche foglia di basilico, così il sugo sarà profumato, del sale, mentre il sugo cuoce noi infariniamo le melanzane, ma in modo molto semplice, le mettiamo qua in un vassoio dove vi pare, in modo che ci sia un po' di spazio. Prendiamo della farina, giusto un po', non molta, servirà per non far assorbire molto olio alle melanzane, ecco qua, poco poco, poco poco, controlliamo, ecco fatto, un altro pochino, è a posto, abbiamo infarinato, adesso vediamo se l'olio è pronto. Per essere più sicuri useremo uno stecchino di legno. Se soffrigge è pronto, e soffrigge, quindi possiamo iniziare a calare le melanzane. Spegniamo il fuoco e forza. Ecco le nostre melanzane belle dorate, guardate. Ok, le teniamo da parte e nel frattempo ci imburriamo gli stampi, molto semplicemente. Allora, prendiamo un po' di burro, uniformemente mi raccomando. Abbiamo terminato di imburrare e adesso passiamo col pane grattato. In questo modo, guardate. Servirà il pane grattato per dare più croccantezza al tortino. Metto via il pane grattato che non ci serve più e procediamo per il ripieno del tortino. Prendo un contenitore, semplicemente aggiungo la ricotta
vi ripeto, o di bufala o di vaccino, come preferite. Aggiungo il parmigiano. Poi la mozzarella. La mozzarella la devo tagliare naturalmente, non posso metterci la fetta. La fate a pezzettini piccoli. Ancora un pochino più piccola. C'ho dei piccoli cubetti. Piccoli. Più saranno piccoli e più si scioglieranno in fretta. E voilà. Aggiungiamo la mozzarella. Mettiamo via questo. Un po' di basilico. Naturalmente già l'ho lavato. Un po' di foglioline. Sminuzzatelo con le mani, semplicemente, senza problemi. Na 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 na, na 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 na. Mi fate anche una canzoncina mentre li preparate. Altro poco, ok. Poi mi asciugo un attimo le mani, vediamo se abbiamo messo tutto. Allora, adesso mettiamo il sale. Mi confondo sempre sale e pepe, chissà perché. Del pepe, semplice, no? Rimestiamo tutto in modo da far diventare l'impasto omogeneo. Questa è la consistenza che deve avere il nostro impasto, guardate. Ok, adesso procediamo. Innanzitutto saliamo le melanzane, che non abbiamo fatto fino adesso. Sì, questo è il sale, sempre il famoso dubbio, sale o pepe. Le saliamo prima di comporre il nostro tortino, ecco qua, e procediamo in questo modo. Prendiamo lo stampo, assicuratevi di foderare bene. Assicuratevi di foderare in questo modo, guardate, allora, 1, 4 sono sufficienti. Sovrapponiamo, ancora questa e ancora un'altra. Mettiamo un cucchiaio del nostro ripieno, ancora un pochino, ancora un poco, meglio abbondare. Chiaro? Chiudiamo in questo modo. 1, 2, 3 e 4. Proseguiamo nello stesso modo. I nostri tortini sono pronti e ricordate, con le dosi che vi ho dato ne usciranno 4. Adesso passano in forno per 10 minuti e il piatto è fatto. Inforniamo. Ecco fatto. Ci vediamo tra 10 minuti. Ciao, a tra poco. Il tempo di cottura è trascorso e adesso controlliamo i nostri tortini. Vediamo se sono pronti, perché mi raccomando, voi controllate sempre, perché dipende sempre dal forno. 10-15 minuti. Eccolo. Allora, sì, sono pronti, pronti. Sono bellissimi. Adesso li tiriamo fuori senza scottarmi. E voilà. E hai 2 e 3 e 4. Altro che palestra, no? Chiudiamo qua, spegniamo il forno e voilà. Adesso procediamo per l'impiattamento. Prendiamo il sugo che avevamo preparato prima e tenuto da parte, giusto? Allora, mi aiuto con questo piatto, facciamo in questo modo. Ah! Ma io ho le mani di amianto, non c'è problema. Allora, prendiamo un po' di sughetto. Facciamo un letto di pomodoro. Guardate come parlo bene, sono molto chic. In determinate circostanze
Ecco qua, abbiamo fatto un letto di... Prendiamo un tortino, prendiamo questo. Prendiamo questo e rovesciamo il nostro tortino. Viene o non viene? Vediamo. E voilà, è venuto. Completiamo con un po' di parmigiano. E una piccola fogliolina di basilico. E voilà. E il nostro piatto è pronto. Ah, il piatto è fatto. Che dite, lo assaggiamo? Sì, no, sì, non resisto, devo assaggiarlo. Vediamo se è buono. Assaggiamo. Ottimo, davvero ottimo. Provate e fateci sapere se questa ricetta vi è piaciuta. Vi aspetto la prossima settimana. Un bacio a tutti e grazie sempre.